Ciao, come lo scorso anno ho scelto di far uscire un unboxing in periodo natalizio per farvi vedere ciò che ho comprato da Amazon nell'ultimo periodo. Stiamo comunque parlando del periodo che va dal mio compleanno, quindi fine settembre, fino appunto agli ultimi giorni, con gli acquisti fatti anche durante il periodo del Black Friday, quindi decisamente non soltanto nell'ultimo mese. Come al solito vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate i link diretti ad Amazon, che sono link affiliati e sono un ottimo modo per voi per sostenere quello che è la mia attività qui sul canale. Infatti, se acquistate appunto tramite i miei link, appunto i link che vi metto in descrizione, voi non pagherete nulla di più, ma Amazon riconoscerà a me una piccola percentuale. Detto questo, direi di andare a vedere quelli che sono stati gli ultimi unboxing che ho registrato man mano mentre mi arrivavano appunto i pacchi e ci vediamo alla fine del video. Bene ragazzi, partiamo subito con il primo pacco e vabbè, ovviamente la chiusura parte un po' come gli pare ed è il nuovo case per il mio cellulare. Ho ancora un vecchio Samsung S7. Era necessario perché questa qui è la mia vecchia cover, la prima che ho preso, e era trasparente una volta, quindi ho deciso che era il caso di cambiarla. Vi faccio vedere velocemente. Quella che è la cover che ho scelto è una cover un po' diversa rispetto a quella in gomma che avevo, perché è questa qui. Non è più trasparente e in teoria è un attimino più rinforzata. Magari vi faccio, ve la avvicino e come vedete dovrebbe essere un pochino più rinforzata in modo tale da permettermi di farlo volare un pochino di più nei prossimi mesi, fino a che non lo cambio. Passiamo poi al pacco un pochino più grande e qui dentro in realtà ci sono più cose, ovviamente tanta roba. Allora, ci sono due cose che sono simili, ma comunque spero, sì, e che forse avrete già visto, ma non ne sono sicura. Nel caso, se c'è già il video, lo trovate qua sopra, altrimenti dovrete attendere. E sono cose che non si trovano nei supermercati italiani e sono le Pringles Flame Spicy Barbecue Flavor e le Pringles sempre Flame al Cheese and Chili extra hot, mentre le altre avevano soltanto due peperoncini come grado di piccantezza. Altra cosa che sarà molto divertente. Allora, dovete sapere che in questo periodo, visto che comunque andiamo verso l'autunno-inverno, dove appunto luce ce n'è poca, ho deciso di investire un pochino nell'illuminazione per quanto riguarda i miei video. Per cui, qui vedete già che è un pacco che arriva dalla Newer. Dovrei riuscire ad aprire. Decisamente troppa plastica per quanto mi riguarda. E già qui vedete che è un pannello riflettente. C'è il suo bel astuccino. E adesso ve lo apro. Qui ci sono semplicemente i contatti con un QR code che non so a cosa possa servire. E eccolo qua, il mio bel pannellino riflettente e vedete già sulla mia faccia, anche se è piccolino, l'effetto che fa.
Questo qui è la parte argentata, da questa parte la parte nera. Poi mi servirà non solo per i video, ma anche per quanto riguarda eventualmente foto. Se mi seguite su Instagram e sugli altri social, conoscete appunto quello che le foto che faccio. E abbiamo anche la parte dorata e la parte bianca, più il pannello semplice bianco, così. Adesso sarà molto divertente riuscire a rimettere via tutto e direi che però... direi che ci vediamo alla prossima clip. Nel frattempo cercherò di richiuderlo e rimetterlo nella sua borsina. Sarà molto divertente. Altro pacco che mi è arrivato, vedete il suo contenuto è qui dentro, ci sono ben due cose e come vi spoilera questa immagine attaccata sulla confezione, ci sono delle cose che contengono batterie e che mi saranno molto utili, come vi dicevo, appunto per quanto riguarda l'illuminazione dei miei video. Nel frattempo, mentre apro la scatola, vi ricordo che in descrizione trovate il link Amazon a tutte le cose che appunto vi faccio vedere in questo video. E se passate da quei link e magari acquistate anche qualcosina, mi riconoscete una piccola percentuale di quella che è la vostra, il vostro acquisto. Primo pacchettino. Qui non vedrete granché perché hanno avuto la fantastica idea di attaccare un'etichetta sopra all'immagine, ma se si riuscisse a leggere qua sopra, leggereste che è un wireless shutter remote control. Cosa significa? È un controller che mi permetterà di scattare anche da lontano con la macchina fotografica. Mi aiuterà molto se dovessi fare altre immagini tipo questa, a non dover sostanzialmente ritoccare ogni fotogramma che ho fatto, non photoshoppandomi la faccia, ma photoshoppandomi l'alone di sudore sotto le ascelle, perché l'ho dovuto fare andando avanti e indietro dalla macchina fotografica, appunto, per ogni scatto. Come funziona? Come funziona? Me lo diranno le istruzioni, spero più che altro che funzionino, perché non si sa mai che la 700D Impro non dovesse risultare compatibile quando in realtà dovrebbe esserlo. Allora, questo cosino qui si attaccherà sulla fotocamera tramite appunto l'attacco appunto a slitta, cold shoe, horse shoe, non mi ricordo mai come si chiama, ma insomma c'è l'attacco per la slitta e dovrebbe essere collegato con un cavo che dovrebbe essere, immagino, sotto. Sì, ce n'è ben due. Allora, questi qui sono l'accetti e li mettiamo da parte. E ce ne sono due di attacchi. Immagino che quello che servirà a me, non ne sono sicuro. Vabbè, c'è questo qui con l'attacco così per la fotocamera. Mentre quello che servirà a me è questo qui con questi due attacchi. Quello che servirà a me appunto dovrebbe essere questo, con questo attacco qui a tipo jack. E andrò a collegare questo cosino qui alla mia fotocamera. La seconda cosa che ho in dotazione è questo cosino qui, che è sostanzialmente il telecomando che andrà a comunicare con la fotocamera tramite questo. In questo modo dovrei riuscire a fare delle foto a, qui mi dicono, circa 80 metri di distanza. Vedremo, mi bastano molto meno, me ne bastano molti meno in realtà, però almeno mi agevola un pochino la vita per quanto riguarda le foto per non dover mettere ogni volta il timer a 10 secondi e dover correre da una posizione, dalla fotocamera alla posizione per fare la foto. E questa era la prima cosa. Seconda cosa che arriva dalla magica scatola è questa cosa qui. Non sono la prima youtuber ad averlo, e lo riconoscerete, ho deciso di prenderlo appunto proprio per questo, perché appunto sono molti a consigliarlo, arriva direttamente dalla Germania pur essendo made in Cina, ed è appunto un pannellino LED RGB della Ulanzi.
Intanto apriamo. Allora, pannellino con la sua bella plastichina intorno, il cavetto USB-C per ricaricarlo, questo gel che non ho capito, vabbè, non importa, non so. Garanzia e istruzioni. Peraltro dovrebbe essere anche magnetico, ma non ho nulla a cui, con cui provarlo, qui intorno a me, ma vi farò magari una clip. Vi faccio comunque vedere che appunto anche in questo caso ho l'attacco per la fotocamera, se volessi usarlo appunto per quanto riguarda il fare video. Vi ho detto che appunto stavo cercando di migliorare l'illuminazione dei miei video appunto, quindi questo qui mi sarà molto utile per quanto riguarda il fare video quando luce non ce n'è fuori. Cosa importantissima e che non avevo notato dalle foto del prodotto è che sui tre lati che non hanno appunto l'attacco per la fotocamera posso attaccare altre cose, come per esempio questa cosa qui. Quindi diciamo che in questo caso, e magari da questa parte qui, ci attacco un microfono che ancora non ho in realtà, ma potrebbe arrivare. Si accende. Adesso mi vedete in modalità RGB, c'è il suo display e i suoi bottoncini. Adesso cerco di coprirla in modo tale da... C'è il suo display, alcuni bottoncini e appunto ho sia la modalità RGB, quindi la luce colorata in maniera molto volgare. Qui vedete viola, sì, sta cambiando, blu, ve la sparo in faccia, così capite meglio. Passiamo al verde, giallo e poi passiamo al rosso e torniamo al viola. Ma dovrei avere anche la modalità, ok, in luce bianca, quindi in temperatura colore sostanzialmente, quindi luce calda, luce fredda. In questo momento questa qui mi direi che è una luce molto calda, se vedete sulla mia bella faccia. E andando a salire, ok, sta cambiando di intensità e vedete che sta cambiando appunto la luce fredda, a luce fredda. Dovrei essere, non sono ancora, ok, questo qui è il massimo della luce fredda, quindi della freddezza della luce, ma in teoria in questo momento sono al 37% di potenza e vedete che se me lo sparo direttamente in faccia così sembro illuminata da Dio sostanzialmente, ma posso addirittura andare più su come appunto intensità. E adesso, pur senza spararmela in faccia, vedete già che qua sotto c'è tutto l'alone di luce sostanzialmente e sono decisamente illuminata alla grande. Se faccio una cosa del genere voi non vedete più la mia faccia, sostanzialmente mi brucio completamente, quindi andrei a spegnere. Però vi ricordo appunto che in descrizione trovate i link a tutti gli oggetti che vi sto mostrando, in particolare questa lucina qui, tenetela sotto controllo se siete interessati, perché molto spesso ci sono offerte lampo e sempre molto spesso ci sono anche dei coupon a disposizione sempre su Amazon, per cui dategli un'occhiata. Io sono riuscita ad averla ad un prezzo piuttosto vantaggioso perché ho trovato sia l'offerta lampo associata ad un coupon, quindi ho risparmiato quei, penso, circa una decina di euro tra una cosa e l'altra, quindi assolutamente consigliata. Bene ragazzi, spero che il video vi sia stato utile, nel caso appunto lasciate un bel like e commentate facendomi sapere se voi aprirete i regali il 24 sera o il 25 mattina. E fatemi sapere soprattutto con un commento se tra le cose che vi ho fatto vedere c'è qualcosa che vi può interessare. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video, e probabilmente ne arriveranno un po' di più rispetto all'ultimo periodo in cui appunto ero praticamente inattiva appunto prossimamente. Qui sotto in descrizione trovate anche i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Peraltro arriverà anche lo spoiler di quello che sarà il prossimo video per quanto riguarda il giro presepe in Friuli Venezia Giulia.
Detto questo, non mi resta che augurarvi buone feste, buon Natale e dirvi come al solito, have a nice life!